Sì, sì, perché c'è grande attesa anche per le ultime due puntate di Gomorra stasera, quindi c'è veramente un'attesa febbrile. Noi, come sempre, come ogni giovedì, oggi l'abbiamo fatta di venerdì proprio perché si chiude la terza serie stasera su Sky Atlantic, Gomorra Football Club, però abbiamo la possibilità stasera di parlare con una grandissima attrice. Io dico che Gomorra ha avuto il merito di far conoscere dei grandissimi attori che però per un motivo o per un altro non avevano ancora avuto grande successo. Invece, fortunatamente, questa serie ha permesso a tanti attori napoletani di far vedere quanto sono bravi. Lei, tra l'altro, insomma, è una delle protagoniste di Gomorra più rimpiante, in tanti l'avrebbero voluta in eterno, però questo le ha permesso di fare grandissime cose, sia come fiction che come cinema. D'altronde è stata una sirena e poi adesso l'aspettiamo praticamente tra giusto sei giorni sui grandi schermi per l'ultimo film di Özpetek, girato a Napoli, Napoli svelata, e poi l'11 febbraio, e lì poi si intrecciano le strade tra lei, Carlo Verdone e Aurelio De Laurentiis. Con l'ultimo film di Carlo Verdone, signori e signori, stiamo parlando di Donna Imma Savastano al secolo, Maria Pia Calzone. Buon pomeriggio, Maria Pia. Ciao Maria Pia. Salve, buongiorno, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio. Io posso dire una cosa, proprio spudorato, ma quanto sei bella e quanto sei brava. Grazie, grazie. Ti ringrazio tantissimo. Diretto. Insomma, proprio. Fa piacere fa sempre piacere l'affetto, soprattutto perché io poi ho una buona dose di cinismo che mi fa pensare che il 50% di questo non sia vero, quindi mi prendo quel 50% che io reputo realistico, non perché non sia vero, perché tu non lo dica sul serio, ti do del tu, scusa. Assolutamente. Non mi fruscio, ecco, il napoletano. Arriva subito un messaggio: viva le sirene, da Amedeo. Però ecco, prima di parlare soprattutto di questi due film in uscita bellissimi, io voglio dire che lo spot di presentazione della terza serie di Gomorra che hai fatto con Fortunato Cerlino, che sullo schermo è appunto Don Piero Savastano, credo sia stato uno spot di un'ironia troppo troppo divertente. Sono contenta, ieri sera mi hanno detto: ma era bello quello spot di Sky. Sicuramente non era uno spot di Sky, quello era un gioco, un giorno, una domenica a pranzo con Fortunato, e abbiamo detto: ma cosa ne penserebbero loro dal paradiso di questo Samba Tornan? E quindi abbiamo cacciato le scuole bianche, abbiamo fatto, e ci siamo fatti dell'autoironia, insomma, perché ci faceva piacere, come dire, dare un buon augurio insomma ai nostri amici, nonché al nostro parvolo. Assolutamente. Poi ne parleremo dopo di Gomorra e di questa serie, ma parliamo appunto di questi film. Napoli, io dico sempre, grazie poi a Gomorra, tutto sommato, è diventato un set straordinario. D'altronde la nostra città è quella che è. E Özpetek l'ha scelta per questo suo film attesissimo. Puoi darci qualche anticipazione, Maria Pia, anche del tuo ruolo? Allora, posso dare anticipazione del mio ruolo, nella misura in cui posso dire che è proprio un cameo, è un ruolo piccolissimo, però quando Ferza mi ha detto, insomma, ti andrebbe di fare questa cosa, a me farebbe tanto piacere, eccetera, quindi che sono stata ben felice di partecipare al progetto. È un mystery, come lo definisce Ferzan, quindi ha in sé anche un po' del thriller psicologico, e pertanto non è che possiamo dire moltissimo. Io posso dire che sono un commissario di polizia e faccio delle indagini rispetto intorno a un omicidio, insomma, non chiaro, ecco, avvolto dal mistero. E consiglio a tutti, ma soprattutto ai napoletani, di andare a vederlo, perché saranno molto orgogliosi della loro Napoli, perché è una Napoli fotografata divinamente, con degli scorci che forse nemmeno i napoletani guardano o vedono, no?
con come dire, uno poi è trascinato dalla quotidianità e non si accorge delle, a volte, delle meraviglie che ha intorno. Ecco, questo film devo dire che mette, svela delle bellezze di Napoli veramente introvabili da altre parti. Cioè il film, non lo dico io, dico quello che ha detto Ferzan alla conferenza stampa, era possibile solo a Napoli in quel modo lì. Diciamo, non c'è un'altra città dove avrebbe potuto girare quella cosa, quel tema e in quel modo. E diciamo che Napoli, ecco, rende possibile tutto e il contrario di tutto. Beh, ma Napoli è come New York, cioè è una città che può raccontare non so, un film di mafie, di camorre, come può raccontare la commedia sentimentale, come può raccontare il thriller psicologico, come tutte le grandi metropoli, e in questo caso aggiungerei anche con grandissima storia, è in grado di raccontare tutte le anime di una società, no? Non si presta soltanto ad una. E quindi resta e resterà per sempre un set naturale straordinario. Fabio, Le curiosità sono tante. Noi qui cerchiamo di legare calcio anche al cinema, perché ad esempio arriva nel 2018 con Carlo Verdone Benedetta Follia, e ci sarà anche ovviamente Aurelio De Laurentiis con la Filmauro. Ma il rapporto di Maria Pia Calzone con il calcio qual è? E poi parliamo ovviamente anche di questo film. Diciamo che io non ho moltissimo rapporto col calcio. Se c'è, ecco. Non lo seguo particolarmente, mi sono disamorata un po' di anni fa perché l'ho trovato meno, cioè ho scoperto delle cose, diciamo, che vanno oltre la passione e che quindi mi hanno un po', ma questa è una mia considerazione, no? Certo. Mi hanno un po' disamorato. E ho un papà che non può vedere le partite perché sennò gli vengono gli attacchi di cuore, quindi lui vede tutto in differita, quindi vede tutte le altre, è capace di vedere anche il campionato, non lo so, africano di non so dove, piuttosto che vedere la partita del Napoli. Cioè, malato di calcio praticamente. Poi quando sa il risultato certo, e quindi non si può fare più niente, non si può più soffrire, e allora la vede. Ma fa così anche con Gomorra, prima sa se muore qualcuno e poi pure no, no? No, con Gomorra devo dire, o perlomeno quando l'ho fatta io, insomma, no, riesce a seguire, è proprio il calcio, ma è proprio il calcio ed è proprio il Napoli, ecco, che gli mette questo tipo di ansia, non altro. È comprensibile, assolutamente. Senti, Benedetta Follia è l'ultimo film di Carlo Verdone, tu sei tra le protagoniste, anche qui sempre per quello che puoi dirci, altrimenti poi De Laurentiis ci ammazza chiaramente, è la solita commedia di Verdone o c'è qualche novità, qualcosa di diverso rispetto alle ultime? Io non so tu cosa intendi per la solita commedia di Verdone, no, però sempre molto divertente. Io dico, le commedie di Verdone sono sempre molto intelligenti, prima di tutto divertenti, allora, e fanno riflettere. Anche qui posso dire pochissimo, perché sennò veramente il presidente mi uccide, e voi sapete che può farlo. Sì, infatti non ci fa entrare più allo stadio, non ci negherà degli accrei, insomma, veramente. Sì, ci esatto, uccidere in senso metaforico, cioè ci potrebbe distruggere professionalmente. Però quello che posso dire è quello che ho sentito dire anche a Carlo durante qualche intervista: si tratta di una commedia molto molto delicata, ma anche molto nella realtà, perché è la storia di un uomo che si sente, come dire, spento, no, un po' ingrigito dalla vita, e che grazie a un rapporto speciale che per caso instaura con Ilenia Pastorelli, che è una ragazza diciamo un po', come dire, dall'apparenza leggera, buzzurra, un po' coatta, esatto, che non sa parlare l'inglese ma manco l'italiano, insomma proprio l'antitesi alla sua professionalità, al suo modo di stare al mondo, a quello che lui reputa che sia il modo di stare al mondo. Invece questa vicinanza con questa ragazza
e le situazioni che gli capitano lo aprono, diciamo, a un sé diverso e non grigio, ecco. E in questo incontra tante tipologie femminili che rendono, diciamo, il cuore del film una commedia scoppiettante, insomma, esilarante, ma che è anche molto tenero, molto, cioè, questa bella storia di affetto tra persone diverse che la vita avvicina, ecco. Quindi è una commedia molto molto godibile, con Carlo Verdone veramente all'apice della sua malinconica esilaranza, si dice? Sì, 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 infatti, è così. Godibilità nella commedia, insomma. Domanda che però, ecco, è un po' spoiler qui, ho anche paura di farla, però insomma cerchiamo con diplomazia di andare avanti. Perché, Maria Pia, ti chiedono attraverso WhatsApp, domanda per la regina del clan Savastano: nella seconda serie si vede la morte della figlia di Ciro di Marzi, non è che nella terza muore il giovane Pietro Savastano? Ora, oddio, non possiamo rispondere, cioè. Quindi. Però ecco, come commentiamo questa domanda? Come possiamo sviarla? No, io... ovviamente, e che faccio, sarebbe pure proprio una cattiveria non lo facciamo anche nei nostri confronti, sarebbe proprio una cattiveria disumana. Dico che dovete stare inchiodati stasera alla televisione, perché insomma ne vedrete delle grosse, grossissime. Non sapete cosa aspetta. Sì noi ce la vedremo tutti insieme. E quindi insomma qui le reazioni saranno presto godibili, sicuramente i miei amici avranno fatto una cosa bellissima. Io lo so, diciamo, lo so per non c'entro niente, nel senso che io ho solo le informazioni che mi danno i miei amici, alla loro amica, ecco, non posso dire di più. Maria Pia, però, nemmeno di più, da come parli si è creato un feeling bellissimo tra tutti voi del cast, passati e presenti e forse anche futuri. Io presenti e futuri non te lo posso dire, non lo so. Con i miei colleghi con i quali ho lavorato io, quando ho lavorato io, abbiamo instaurato dei rapporti professionali ma anche umani molto molto forti e molto potenti, che vanno poi al di là della frequentazione diciamo sul set, che è una cosa molto molto rara. La cosa è che noi abbiamo condiviso lo stesso entusiasmo, la stessa verginità. Sì, capito? Rispetto, sì, alla cosa, sì. Noi non ci aspettavamo nulla, non eravamo preparati a nulla se non insomma al giudizio: avete fatto bene o avete fatto male quello che avete fatto. Quindi abbiamo sempre collaborato e ci siamo sempre molto rispettati. E poi appunto il fatto che ci continuiamo a sentire, o che per me Marco D'Amore sia un consulente professionale, o che Salvio sia il mio consulente social, come una mamma imbecille col figlio giovane, o che Fortunato ci vediamo a pranzo e facciamo gli scemi con le castagne, e quello è un fatto che è venuto dopo, insomma. Però è stato un incontro fortunato, casuale, ma molto molto fortunato, e credo che questo poi si vedesse anche in scena, no? Cioè di persone che collaborano, ecco. Sono le 14, purtroppo abbiamo promesso di lasciarti libera perché hai degli impegni. Io rimarrei in diretta ancora per tanto tempo, perché c'è veramente tanto da chiedere di cui parlare. Però insomma, casomai lo faremo con comodo qualche altra volta. Noi nel frattempo ti ringraziamo tantissimo, Maria Pia.
E ti auguriamo buon Natale. Grazie. Ovviamente. Grazie. E sempre in bocca al lupo per il tuo lavoro. E grazie. Grazie, grazie. Ieri stamattina sono ritornata da Napoli, perché la cosa che non avete citato è Gatta Cenerentola, che è una cosa che ho cui sì, tengo tantissimo. È vero, e che tra l'altro sta avendo grandissimo successo ancora e sta facendo sì. Incetta di premi, nomination e quant'altro. Perché c'è stata una festa, perché Gatta Cenerentola è in lizza per la candidatura agli Oscar e quindi noi siamo molto molto contenti, non come film straniero, cioè attenzione, infatti. Ma come film d'animazione, infatti, quindi infatti. Concorre insieme ai colossi internazionali dell'animazione e quindi quella è un progetto napoletano, il più napoletano che c'è, perché sono ragazzi che talenti, artisti napoletani che vivono a Napoli, che lavorano a Napoli e che non se ne vogliono andare soprattutto da Napoli. E quindi sono il cuore bello e puro di quella città. E quindi ieri sera sono stata a Napoli per festeggiarli. Quindi buon Natale a tutti, speriamo che Gatta Cenerentola ce la faccia nella sua corsa agli Oscar e buone vacanze. Grazie, grazie Maria Pia, grazie mille, buon Natale. Grazie Maria Pia Calzone, insomma grandissima apertura di campagna Radio Sport.